Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento del ciclo La filosofia e il pensiero di fronte all'abisso. Oggi siamo qui con il professor Massimo Donà e faremo un passo ulteriore verso l'abisso attorno a cui ruotano tutti questi incontri. E lo faremo con un filosofo problematico come Julius Evola. Ma prima di lasciare la parola a Massimo Donà, che terrà la sua lezione proprio su Evola, lui che di Evola comunque è un esperto, volevo fare alcune considerazioni che riprendono quello che avevo detto in apertura, per chiarire qual è la natura di un ciclo di questo tipo. Perché è chiaro che quando si cita il nome di Evola, si cita il nome di un filosofo che è stato compromesso col fascismo, indubbiamente. Come quando si cita il nome di Heidegger, e avremo un appuntamento su Martin Heidegger, si cita il nome di un filosofo che è stato compromesso con il nazismo. Ora, bisogna essere molto chiari su questo. Se qualcuno pensa che articolato serva la filosofia, servano sei incontri di filosofia per articolare un giudizio di condanna sulle dittature e i totalitarismi del Novecento, ha sbagliato il luogo. Non servono sei incontri di filosofia per articolare questo giudizio di condanna. Qualunque sincero democratico ha già articolato questo giudizio. Il giudizio deve essere accompagnato però anche da momenti di pensiero che affrontino la complessità dei fenomeni. Perché se il giudizio di condanna diventa un alibi per eludere questo momento di confronto, anche con i momenti e i passaggi più difficili, è evidente che noi stiamo facendo un cattivo lavoro di costruzione culturale della memoria. Lo dico perché a volte la tentazione delle scorciatoie è forte. Uno fa un ciclo di incontri sul pensiero di fronte all'abisso, dittatura, e elude tutti quei pensatori che hanno avuto a che fare con questo abisso. A parte che si ritrova in mano davvero pochi pensatori e tanti grandi sono esclusi. Dall'altro non verrà sicuramente criticato. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto un'operazione culturale degna di questo nome? Ha fatto un'operazione filosofica degna di questo nome? No. Si è messo tranquillo dal fatto di non poter essere criticato. Ora, affrontare la complessità dei fenomeni implica inevitabilmente, se si parla di dittature e di totalitarismi, affrontare anche quei pensatori che sono entrati in contatto, li hanno alimentati, ne hanno alimentato una parte, o in qualche modo sono entrati in contatto travolta in rapporto diretto e in conflitto, perché le cose sono sempre più complesse di come appaiono. Sarebbe un po' come dire che, visto che il fascismo noi lo condanniamo, inevitabilmente, è inutile leggere 8 tomi di De Felice, 7.000 pagine di biografia su Mussolini, e cosa ci serve? Beh, ci serve a comprendere la complessità dei fenomeni. Ma c'è un elemento ulteriore che va tenuto in conto, ed è quello che un grande filosofo contemporaneo, maoista, di estrema sinistra, quindi non passibile di così giudizi leggeri su pensatori compromessi, ha detto di Heidegger. Alain Badiou, in un testo tradotto in italiano, che ho tradotto proprio io, ha detto Heidegger era un nazista e Heidegger era un grande pensatore, che la filosofia si arrangi. C'è anche quest'altra questione, che ci sono pensatori che sono stati in contatto più o meno profondo con i fenomeni dittatoriali e totalitari del Novecento e tuttavia restano dei pensatori con cui si deve fare i conti. Heidegger non è un pensatore che può essere liquidato e lo stesso Evola non è un pensatore che può essere liquidato. È evidente che noi dobbiamo avere la forza, il coraggio, la rettitudine di pensare a più livelli. Il giudizio morale sì, il giudizio politico sì, il momento del pensiero che approfondisce sì. Se noi ci fermiamo, se cerchiamo le scorciatoie, davvero facciamo cattivo servizio al pensiero e anche a una seria critica politica, perché un conto è la memoria, un conto è la retorica della memoria. La retorica della memoria poi non funziona, non ha effetti, perché non ha presa sul reale delle cose. A proposito di questa complessità, bene, oggi affrontiamo un pensatore complesso, problematico, sicuramente importante come Evola. E anche qui ho scelto una persona che ha avuto il coraggio da sinistra di misurarsi con Evola e di prendersi qualche critica, perché mai sia, no? Che un filosofo che comunque è di sinistra si va a misurare con un pensatore fascista. E tuttavia, se noi andiamo a vedere la storia della ricezione italiana
di Evola, lo stesso discorso si potrebbe fare per Heidegger, ci troviamo di fronte a Jesi, che per primo in cultura di destra dice, beh, non sarà proprio il più grande pensatore, però è un pensatore importante. E poi Massimo Cacciari, che riconosce il primo Evola, quello dadaista, quello che ha dato un grande contributo all'arte del Novecento, dice, è un artista fondamentalmente europeo, di respiro europeo. E poi ancora al compianto, Franco Volpi, traduttore di Heidegger, che per primo dice delle parole molto chiare su Evola, guardate che qui c'è un pensatore che eredita l'idealismo e lo porta su un piano ulteriore, lavorando dentro le sue contraddizioni. E poi c'è Massimo Donà, che scrive un'introduzione a Fenomenologia dell'individuo assoluto, un testo importante, in cui fa i conti fino in fondo con questo pensatore che è inscrivibile nella tradizione dell'idealismo, ma davvero lo controeffettua, lo porta altrove, lo porta in un individuo che non è un io come atto puro di Gentile, è un io davvero che fa i conti con la realtà, anche col corpo, con tutta un'altra dimensione. Quindi è tempo, con il dovuto rigore, di misurarsi fino in fondo anche con questo pensatore. Lo fa oggi un altro grande pensatore, cioè Massimo Donà, che è il professore ordinario di filosofia teoretica all'Università San Raffaele Vita e Salute di Milano, ed è anche un jazzista, ci tiene che io lo presenti anche come tale, è autore di molteplici volumi, e un grande apprezzamento per Massimo Donà perché è uno di quelli che si muove a più livelli, filosofia sì, ma anche letteratura, ma anche arte, ma anche musica, ma anche cultura pop. Eravamo insieme su un palco durante un filo show dove alternavamo musica e filosofia. Ricordo tra gli ultimi suoi libri pubblicati L'angelo musicante, Caravaggio e la musica, Mimesis 2014, La filosofia di Miles Davis, Mimesis 2015, Teomorfica, Sistema estetico, Bompiani 2015, Tutto per nulla, La filosofia di Shakespeare del 2016 e Dell'acqua, Nave di Teseo del 2019. Non vi rubo altro tempo e lascio la parola a Massimo Donà che ci parlerà di Evola. Grazie. Grazie. Grazie a Simone Regazzoni, caro amico, anche lui filosofo di spessore, che ha avuto il coraggio di invitarmi a parlare e mi ha fatto questa proposta che mi ha lasciato un po' perplesso all'inizio, no? A parlare di Evola. E, è bene che lo diciamo, l'ha già detto lui, ma lo precisiamo. Oggi nell'Accademia Italiana parlare di Evola è come parlare del diavolo. Io ne so qualcosa perché ho avuto a che fare con colleghi che di questa faccenda, come dire, insomma, non ne sono stati così felici. E ha già detto bene Simone che buona parte del pensiero del Novecento, piaccia o non piaccia, ha avuto a che fare con i totalitarismi. Però, da un certo numero di anni si può parlare di Heidegger. Certo, poi con la faccenda recente dell'uscita dei Quaderni Neri c'è stato un ritorno di polemiche, ma di Heidegger si parla, ci si laurea tranquillamente. Io mi ricordo quando ero giovane, nella mia università di Venezia, diretta dal grande Severino che da poco ci ha lasciato purtroppo, il mio maestro, e tantissimi corsi erano dedicati ad Heidegger, altrettanti a Marx, ma Heidegger era presentissimo nelle aule universitarie. In nessuna facoltà italiana, io credo, si tengano invece corsi su Evola. Chissà perché. Un altro maledetto, ma non così come Evola, è stato, o lo è ancora in parte, Giovanni Gentile, un altro dei più grandi pensatori del Novecento, ministro del governo fascista, e va bene. Però uno dei più grandi pensatori che non ha nulla da invidiare ad Heidegger, non ha nulla da invidiare a Wittgenstein, non ha nulla da invidiare a nessuno nel Novecento. Evola è un altro gigante del pensiero, come diceva bene prima Simone. Come tutti i giganti,
custodisce una complessità che va indagata. Sappiamo tutti che è stato fascista, che, come dire, ha più che simpatizzato con il nazismo e con il fascismo, ma dobbiamo anche dire, si sa, ma non tutti lo sanno, a meno che non abbiano studiato Evola, che ha avuto non pochi problemi Evola con il fascismo e anche con il nazismo. Basta guardare la serie di lettere mandate dal regime del Führer, e Evola era visto come un personaggio un po' pericoloso, un po' bizzarro, che... e anche con il fascismo in Italia ha avuto un rapporto difficile e complesso. Io ho curato qualche tempo fa un altro volumetto, lo dico perché queste cose vanno dette, no? Al di là poi delle prese di posizione che adesso interrogheremo di Evola. Ma Evola, per esempio, ha scritto nei vari quotidiani, giornali, vari saggi, vari testi brevi anche, di musica. Era anche un appassionato di musica, un critico musicale. E io, con il mio grande stupore, ho scoperto, abbiamo pubblicato tutti gli articoli che lui aveva scritto, i saggetti, così, sulla musica, che, a differenza del compagno Adorno, che di musica non capiva nulla, assolutamente nulla, sordo, musicista un po' così, principiante, ma non capiva nulla di musica. Infatti basta leggere le sue pagine sul jazz e sono impressionanti. Evola, fascista, di destra, ha delle pagine negli anni 30, quindi non in un periodo successivo, sul jazz sconcertanti, dove coglie il legame, la faccio breve, come dire, quintessenziale del jazz, per esempio, con la tradizione, con la grande tradizione. Come sapete, lui, Guénon ed altri facevano parte di questo gruppo di pensatori che guardavano alla tradizione, no? E lui vede nel jazz un legame fortissimo con la tradizione. Sapete che durante gli anni del fascismo era vietato suonare jazz, venivano italianizzati i nomi dei musicisti, era una musica scandalosa. Eppure Evola scrive queste cose sul jazz, quindi personaggio complesso. Ma a parte questo, Evola scrive testi non facili, testi, come dire, intensi anche, su questioni quanto mai pericolose. Il razzismo, questione della razza, però anche qui bisogna leggerlo Evola, perché i suoi testi sul razzismo sono quanto mai complicati, e adesso vedremo un po'. E proprio in virtù di quella che a lui appariva come un travisamento radicale dell'idea di razza, Evola può scrivere pagine di una ferocia non da poco contro quelli che lui definisce i travisamenti del nazismo da un lato e del fascismo in Italia dall'altro, che non avrebbero capito nulla di quello che lui aveva teorizzato come idea di razza, che non c'entra niente con quello che poi sarebbe diventato il razzismo operante in Italia e in Germania. Ecco. Quindi cerchiamo di capire, Evola è contraddittorio, è complesso. Io non voglio assolutamente, vedremo che ci sono anche affermazioni molto pesanti, poi di questi tempi bisogna stare attenti, perché anche sull'antisemitismo, vedremo. Però Evola per un verso fuoriesce da, come dire, quello che è il ritornello diffuso già allora, intorno agli ebrei, intorno, sappiamo cosa è successo, no? Altro che abissi. Però Evola dice delle cose che vi leggerò, quindi non sono mie interpretazioni, inaudite,
dette da uno che aveva scritto testi, più di uno, sulla razza. Però devi capire cosa voleva dire Evole e cosa dirà in modo complesso e contraddittorio sull'antisemitismo, su quelli che sono stati un po' i punti più bui, più oscuri di quel totalitarismo di destra che ha avuto volti diversi in Germania, in Italia. Ma prima di lanciarci in, come dire, affermazioni, interpretazioni, proviamo a cominciare dalle cose, dai testi di Evola. E voi dovete sapere, prima di tutto, che circolava negli anni del fascismo una sorta di pubblicazione destinata ai giovani, si chiamava Il Fascista, il secondo libro di questo catechismo dell'ideologia fascista, è tutto dedicato alla dottrina della razza e alla esposizione di questo obbrobrio che sono state le leggi razziali. Viene definita così la razza in questo testo che veniva dato ai giovani per indottrinarli. Si diceva questo, poi per capire poi Evola cosa dice in rapporto a quello che era il messaggio che passava comunemente. Si scriveva in questo testo: una realtà biologica è la razza, ossia un gruppo umano i cui individui presentano un insieme di caratteri simili, come il colore della pelle, la forma del cranio, il tipo di capigliatura, eccetera. E quindi vi sarebbe una sorta di eredità costante di questi caratteri che sono insieme fisici, biologici, ma anche caratteriali. Cioè indicherebbero una sorta di inclinazioni, attitudini, doti, che consentono a questi teorici del regime fascista di affermare, sulla base del rilevamento di questi tratti e fisici e caratteriali, di affermare la supremazia della razza ariana. C'è un capitolo poi in cui ci si dedica a, come dire, squalificare nel modo più radicale, più brutale, gli ebrei. Gli ebrei, si afferma, sono perfettamente distinguibili. Essi hanno sempre mantenuto i loro caratteri razziali e non si sono mai assimilati, secondo la loro indole inalterabile. Gli ebrei, pur essendo in Italia un'infima minoranza, minarono tenacemente a dominare la coscienza nazionale e la vita politica ed economica e sfruttarono la generosità fascista per impadronirsi di posti di comando, accaparrare la ricchezza nazionale e inquinare lo spirito del popolo. Quindi questo è il messaggio truculento, orripilante, che veniva consegnato ai giovani dell'epoca. Ma vediamo cosa scrive in un saggio che consiglio di leggere, a prescindere che poi perché merita, Il fascismo visto dalla destra, un saggio di Evola, che è compreso in uno dei volumi ristampati dalle Edizioni Mediterranee, intitolato Il volume, che comprende vari saggi, Fascismo e Terzo Reich. Il titolo non è proprio allettante, no? Però scrive queste parole Evola a proposito del Mein Kampf e del suo delirante messaggio. Scrive Evola: ma come possiamo come dire, prendere sul serio quelle idee che Hitler scrive sul Mein Kampf? Dice: bisogna accusare le conseguenze funeste di quella che lui definisce una mancanza di senso del limite, di un fanatismo e infine di una effettiva megalomania da parte di Hitler. Questo scrive Evola, In realtà la causa prima che portò ai conflitti mondiali fu la parte ossessiva che ebbe in lui, questo lo scrive Evola,
non Donà. Il mito del popolo razza, con la formula dell'unità di esso in un solo Reich e sotto un solo Führer. E sta dicendo che Hitler era pazzo, era megalomane, ossessionato. Cosa scriveva Hitler nel Mein Kampf? Che la nazione, o più precisamente la razza, non consiste nella lingua, ma soltanto nel sangue. E continua Hitler. Perciò si potrà usare il termine germanizzazione solo quando si saprà cambiare il sangue dei vinti. Capito? Un delirio, no? Qui Hitler pensa a una trasformazione biologica. E invece proprio a questo Evo la guarda con orrore. E scrive ancora, oltre alle cose che ho già detto, che ho già letto. In modo netto va riconosciuto, in modo netto, che il razzismo diviene una aberrazione laddove lo si pensa come una difesa di una cultura di tipo quasi zootecnico della razza, nel suo aspetto semplicemente biologico ed empirico. Ma Evola si spinge ancora più in là e scrive. Leggiamolo, perché sennò, ripeto, parlo io, ma lui dice, ma sarà vero quello che dice Donà. No, Evola dice, né si va troppo oltre da questo ingenuo materialismo, quando non si parla più semplicemente di razza, ma altresì di uno spirito della razza, passando dunque ad una sorta di mistica del sangue. In realtà una mistica della razza è ciò che contrassegna, dice Evola, i tipi più bassi di società umana, è la caratteristica delle società primitive di tipo totemaico. Insomma, è un'idea infame questa, che solo un popolo decerebrato può avere, dice Evola. Un'idea che crede, che ci fa credere, vorrebbe farci credere, che il singolo erediterebbe per via biologica questi caratteri materiali, fisici, ma dicevola, questo è un pericolo, questa idea è tanto pericolosa quanto l'universalismo combattuto dai razzisti, da questi razzisti. Si tratta, ecco, la proposta di Evola, cominciamo a disegnarla. Cosa propone Evola di contro a questa idea materialistica, becera? Lui dice primitiva, non degna di un popolo civile, questa idea di razzismo. Evola dice bisogna pervenire ad una più elevata concezione della razza, che nulla abbia a che fare con la natura, ma si configuri piuttosto come un possesso della personalità. E dice, attenzione, cari amici, dice Evola, cari amici lo dico io, ma è come se dicesse, non si passa dal regno della natura a quello della cultura se non quando si manifesti una forza diversa, che sta al semplice elemento razza biologico come l'anima sta al corpo. Ciò di cui dobbiamo parlare è qualcosa di assolutamente e rigorosamente spirituale. Questa è la mia idea di razza, dice Evola. Che certo può anche, ecco, certo lui dice anche questo, può anche rendersi visibile attraverso un complesso tipico ben determinato di qualità, attitudini, sensibilità e interessi, ma questi sono, come dire, da condannare solo in quanto segni e simboli di un fatto di natura spirituale. Se la natura spirituale è malata, quella razza sarà da condannare. Ma qual è questa natura spirituale? Questo è il punto. E qui credo non possa che sorgere in tutti voi,
tutti noi la curiosità. Ma di cosa sta parlando Evola? Ho capito, non è una questione biologica, naturale, materialistica, è una questione spirituale. Vabbè. Infatti dice ancora che bisogna capire che le società sono divise in due. Ci sono le civiltà nelle quali razza significa cultura, altre civiltà nelle quali razza significa natura. Ecco, per lui il nazismo e il fascismo in Italia erano civiltà che pensavano malamente la razza come natura. Io vi dico no, pensiamo a una razza in senso spirituale. Quindi dal punto di vista spirituale non c'entra niente che uno sia nero, bianco, giallo, rosso, c'entra niente la natura. Ci sono individui superiori perché hanno una spiritualità superiore. E se invece andiamo a vedere le civiltà che considerano la razza in senso naturale, dice Evola, e ci troviamo davanti ad una deviazione molto, molto pericolosa. Un vero e proprio irrazionalismo, dice, così pericoloso, cito sempre Evola, per gli elementi di ogni vera grandezza umana, tanto quanto il razionalismo antirazzista e internazionalista da essi combattuto. Questo è sempre... Però la cosa più interessante, più sconcertante, è quello che sta per arrivare adesso. Perché per ora abbiamo capito che non si tratta di una questione biologica, per Evola, ma spirituale. Ho capito io, ma come si manifesta questa spiritualità superiore? Come facciamo a distinguere, no? E ascoltate Evola cosa dice. Questa è, come dire, ci stiamo avvicinando a quello che io definisco il cuore antifascismo del fascista Evola. Però poi c'è un però, chiaramente, perché come abbiamo già detto, i grandi pensatori sono sempre contraddittori, complessi, nessun grande pensatore è semplice, da Platone a Hegel, sono intrisi di contraddizioni, e lo è anche Evola, perché è un grande pensatore. Ma allora, cos'è questa razza superiore, questa spiritualità superiore? Attenzione, dice Evola, udite, udite, signori e signore, quando una razza ha per anima e base una cultura veramente forte e compiuta, il semplice fatto del suo contatto e del suo stesso mescolarsi, quindi a tanti che oggi fingono di leggere Evola, consiglierei di leggere questi testi. Mescolarsi con altre razze è ben lungi dal significare senz'altro la sua rovina. Certo, Evola, bisogna dirlo, bisogna essere onesti, precisa che il percorso però è unilaterale. Cioè, dalla razza dotata di una cultura forte, attenzione, ci si può aprire alle altre, più deboli, più fragili, per assimilarle, certo. Però la cosa importante è che non si nega la possibilità, anzi, direi di più, la necessità di questa mescolanza. E perché lui lo dice poi ancora meglio. Può anzi succedere che lo spirito di essa agisca come un invisibile e irresistibile fermento sugli elementi estranei. Di contro tutto questo a quello che lui definisce un gretto e geloso esclusivismo, sinonimo il più delle volte, quanto attuali questi discorsi, di paure dinanzi ad orizzonti alla cui vastità non ci si sente sufficienti. E qui la frase decisiva è a pagina, volevo anche dirvelo, 137 di questo volume. Leggetela, che è stupefacente. Quel che fa, perché vi starete ancora chiedendo, ma cosa rende questa razza? Sì, una razza è tale, è forte, quando non teme di mescolarsi. Ma addirittura dice,
ciò che fa veramente e spiritualmente una razza, ciò che la rende veramente, come dire, spiritualmente alta, la porta anche fatalmente al di là di se stessa. Capite? Altro che muri, altro che porti chiusi. La vera razza è quella che destinalmente si porta fuori di sé, fuori da sé. Una forza che la conduce al di là di se stessa, aprendola alle più inusitate contaminazioni, aperta quindi, destinata a farsi incessantemente altra da sé, come l'individuo assoluto di Evola. Poi vedremo, se ho il tempo. Ma. Una razza è tanto più forte quanto più è in grado di farsi altro da sé. Non teme il farsi altro, il contaminarsi con l'altro, ma non così per spirito di generica tolleranza, che fa schifo. Perché l'altro è ciò in relazione a cui si misura il mio, il proprio. Tanto più riesco a farmi altro, quanto più sarò veramente me stesso, individuo o razza. Quindi un concetto di razza originalissimo. Perché? Ma perché non solo rifugge da ogni idea biecamente materialistica e biologica di razza, ma perché rifiuta che la razza possa definirsi, disegnarsi all'interno di un confine. La vera razza sfonda ogni confine. Questo è il punto. Non può l'idea di razza, dice Evola, avere un carattere collettivistico e demagogico, perché si tratterebbe di un ritorno alla strapotenza del puro demos, l'avvento dello spirito di folla, dice, di folla, la massa, la folla, la reincarnazione dell'orda primordiale. Questa è una deriva contro cui noi invece, dice Evola, innalziamo che cosa? L'idea di una concezione aristocratica della razza come manifestazione di una forza culturale che ha come caratteristica primaria quella di non avere una caratteristica propria, quella di doversi fare sempre altro da sé. Capite la cosa sconcertante? Altro che pensiero della tolleranza, sarebbe patetico. Qui c'è una questione radicale che dice che in questi anni, comunque, ragazzi, è bene che ricordiamo che un signore, un medico viennese che si chiamava Sigmund Freud, scriveva cose molto importanti sulla folla e sulla massa, che ci fanno capire meglio il terrore che dominava Evola, quando vedeva fenomeni di omologazione delle masse. E lui li vedeva anche vedremo dopo, lo dice in modo chiaro, nei totalitarismi del suo tempo. Cosa diceva Freud? Che la massa, la folla, è una entità provvisoria costituita da elementi eterogenei saldati assieme per un istante, quindi fragilissimo, e che legittima l'individuo a far uscire istinti che da solo non avrebbe fatto uscire. Sappiamo tutti, no? Quando siamo con altri, ci sentiamo, come dire, autorizzati a fare cose che da soli ci penseremmo a fare. Sono i fenomeni del branco che si studiano anche a livello di psicologia, di sociologia del nostro quotidiano, no? E quando si è in branco, si è insieme ad altri, si lasciano emergere gli istinti peggiori, Freud dice inconsci, e con tutto il male che viene custodito nell'inconscio, fuoriesce. Perché la massa, come dire, ha questa caratteristica, quella di legittimare questa fuoriuscita. Dice il fatto sorprendente, dice Freud,
è che in una determinata circostanza l'individuo sente, pensa e agisce in maniera totalmente diversa da quella che da lui dovremmo attenderci, e tale circostanza è costituita dalla sua inclusione in una moltitudine umana che ha acquisito la qualità di massa psicologica. Quindi la massa non è la somma degli elementi, qui potremmo citare Hegel, potremmo citare tante cose, ma non importa. La massa trasfigura, trasforma i singoli che la compongono, li fa diventare altro, qualcos'altro, perché lascia emergere quell'inconscio che il singolo da solo avrebbe pudore a lasciar fuoriuscire. Dice Freud, i nostri atti coscienti derivano comunque da un substrato inconscio formato da influenze ereditarie. Dice anche Freud, attenzione, questo substrato racchiude innumerevoli residui ancestrali che costituiscono l'animo della razza, dice Freud. Insomma, la maggior parte delle nostre azioni quotidiane sono l'effetto di motivi inconsci che non sappiamo quali sono, che non conosciamo. E nella massa l'individuo si sbarazza di ogni forma di rimozione, dice Freud, di questi moti pulsionali inconsci, e lascia fuoriuscire tutto il male, dice Freud, della psiche umana. Isolato, da solo, l'individuo era magari una persona colta, seria, moderata. Nella massa è un istintivo e dunque un barbaro. Cambiamo, ci trasformiamo nella massa. Questo è un fenomeno che sarebbe stato studiato in modo molto intelligente da fior di intellettuali in quel periodo. Elias Canetti, per esempio, no? Che proprio all'enigma della massa dedica il suo libro, il libro della sua vita, Massa e Potere, no? E cosa dice Canetti, senza entrare troppo nel merito, ma per capire qual è il fenomeno che Evola vedeva realizzarsi nel fascismo e nel nazismo storicamente determinati. Diceva Canetti che nella massa è come se si realizzasse quella che lui chiama una scarica. La scarica la chiama. E cos'è questa scarica? È un fenomeno che farebbe magicamente evaporare tutte le differenze tra gli individui e ci rende tutti uguali. All'interno della massa, dice Elias Canetti, viene meno una delle paure più ancestrali dell'essere umano. Qual è? Quella di essere toccati. L'essere umano, infatti, sono delle persone che usano toccare molto, no? E qualche volta generano una qualche inquietudine, no? Perché ti toccano, no? E noi siamo restii a farci toccare. Invece nella massa, dice, ci lasciamo toccare dalla massa, dagli altri. Non ci fanno più paura gli altri. Perché? Perché nella massa gli altri diventano identici a noi. Sono il semplice riflesso di noi stessi, dice Canetti. Evaporano tutte le differenze, che sono ciò che ci inquieta. Lo sconosciuto, l'ignoto, ciò che non siamo noi. Capite? L'idea di razza, di Evola, è l'opposto di questo. Non è, come dire, il far venir meno le differenze, omologare tutti, ma al contrario, la vera razza spirituale è quella di chi non teme le differenze, non teme gli altri perché li ha resi uguali a sé, non teme l'essere altro dell'altro, questo è il punto, tutta un'altra questione, capite bene, no? E dice Canetti, attenzione che questo fenomeno di scarica che ci rende tutti uguali, che fa evaporare le differenze, è portatore di una pericolosissima illusione, perché non siamo tutti uguali. Nella massa, in quel momento transeunte, passeggero, fragile, diventiamo uguali, ma poi subito dopo torniamo a casa dopo la manifestazione, dopo, no, la manifestazione di massa, e torniamo nella nostra solitudine individuale singolare,
con tutte le nostre paure e ci accorgiamo che non siamo affatto uguali agli altri. Ci scontriamo con le differenze, con le incomprensioni. E dice, ecco, questa illusione, dice Evola, è quello che vuole farci credere che siamo tutti uguali, ogni regime totalitario. Quindi lui critica il nazismo e il fascismo italiano, il nazismo tedesco, perché sono totalitarismi che appunto vivono in forza di una illusione generata nelle persone che trasforma gli individui in massa. Ma gli individui non sono massa. Possono per un breve periodo, momentaneamente, sentirsi identici, ma non lo sono. Dice, il vero Stato, dice Evola, non è quello fascista, quello nazista, è uno Stato, sì, uno, Stato è uno, se no non c'è Stato, se non c'è unità, ma organico, senza essere, dice Evola, totalitario. Guai allo Stato che ha bisogno di trasformare in massa gli individui, cioè essere totalitario, di far diventare tutti uguali. Questo è ciò che, dice Evola, il fascismo avrebbe potuto essere, ma non è stato. Uno Stato, come dire, integrale, organico, gerarchico, perché la gerarchia, ragazzi, non è una questione brutta e cattiva, la gerarchia c'è in tutte le cose. C'è nell'organismo, ci sono organi principali, organi secondari, ci sono funzioni diverse, no? Nessuno può convincermi del fatto che Zingaretti conti tanto quanto il responsabile della sezione del PD di via, che ne so, no? No, ci sono delle gerarchie. E dice Evola, lo Stato ha bisogno di una gerarchia. Poi anche qui, negli anni passati, è cresciuta questa altra illusione, no? Dobbiamo abbattere tutte le forme di gerarchia. È una stupidaggine, perché gerarchia vuol dire distinzione di ruoli. Ci sono ruoli di comando, ruoli non di comando, ruoli secondari e ruoli principali. Nella vita le cose vanno così, dovunque, in natura e nelle società. Quindi una gerarchia vi deve essere, ma non, e la gerarchia mantiene le differenze, appunto, no? Non si strutturerebbe se non sulla base delle differenze, mentre il totalitarismo elimina le differenze. C'è un capo unico e tutti gli altri servi. E quindi dice Evola, attenzione, capite che, sì, è certo che era vicino ai fascisti, era vicino, ma capiva l'abissale, altro che abisso, l'abissale distanza che lo separava dai fascismi storici che stava vivendo, che vedeva intorno a sé. Dice, guai al partito che diventa partito unico. Il fascismo è diventato un partito unico, così in Italia e così in Germania. No, non deve farsi partito unico, bisogna alimentare, usiamo le sue parole, una forza interiore che sia capace di produrre un potenziale gravitare dei singoli, dei gruppi, delle unità parziali degli uomini in un ordine intorno al centro, una gravitazione, centro di gravità permanente sembra di sentire, guarda. Una gravitazione di cui si dovrebbe riconoscere il carattere anagogico e integrativo. Integrativo anche in relazione al fatto per nulla paradossale che la vera personalità si realizza solo dove agiscano riferimenti a qualcosa di più che personale. Capite? Anche a livello singolo la personalità deve frangersi, deve rompersi, deve ferirsi, più che personale, un sovrasenso, uno strumento, dice, superiore di conoscenza, che costringa e consenta, più che costringa, all'individuo di rompere tutti i confini che in qualche modo lo definiscono, in cui finisce, bene o male, sempre per definirsi. Ma vediamo l'ultima parte. Tutto questo straordinario in Evola, però poi
onestamente, va riconosciuto, che salto alte critiche che fa al Führer, che fa a Mussolini, che sono nette e chiare. Però, quando si mette a parlare del fenomeno dell'antisemitismo, dice, anche qui, perfettamente, in forma perfettamente coerente con quello che abbiamo appena detto, il semitismo, il semita, chi è? L'ebreo non è, dice lui, attenzione, una categoria biologica, anche qua, però, attenzione, dice, io non ho a che fare, non voglio avere a che fare, nulla a che fare con un razzismo deteriore, né con un volgare antisemitismo, perché la mia è una concezione antimaterialistica, dice, dell'essere umano. E dice, poi, anche l'ebraismo, dice, guardate che l'ebraismo ha una grande tradizione, la Kabbalah che lui cita, che lui studia. Dice, anche l'ebraismo è portatore di una grande tradizione. Peccato che dopo, dice, l'ebraismo sia degenerato, la forma tradizionale si sia intossicata, ma facendo le prime vittime tra gli ebrei stessi, dice Evola. Discorso complicato, equivoco, pericoloso. E dice, ma come negare che l'ebraismo sia dominante nel Novecento? Dice, e Ottocento e anche Novecento. Marx, Freud, Einstein, Kafka, Wittgenstein, tutti ebrei. Dice, ma come già diceva Düring, dice, una questione ebraica, qui ecco, è l'aspetto più equivoco e pericoloso, esisterebbe anche quando tutti gli ebrei avessero abbandonato la loro religione per passare alle nostre chiese. Cioè c'è una questione ebraica che non ha a che fare con la razza, con il naso, con la forma del naso, con l'appartenenza ad una religione, non c'entra niente, dice. Anzi dice, attenzione, che nel presente, dice Evola, se possiamo parlare di un semitismo universale in rapporto ad una forma spirituale, un modo spirituale di essere al mondo, dice questa forma la troviamo tale e quale anche là dove manchi qualsiasi riferimento all'ebraismo, alla civiltà e alla cultura ebraica, dice. È un modo d'essere che ormai non è riconducibile a nessuna razza, a nessuna tipologia di uomini. E qual è questo modo d'essere? Qui è pericoloso. Dice, intendiamo per ebraismo quindi qualcosa che non ha a che fare con gli ebrei, no, ma con una tipologia universale che riguarda ebrei e non ebrei, chiunque. Attitudine servile, spersonalizzante, ibridamente mistica e messianica rispetto allo spirito. Senso di colpa, espiazione, auto-umiliazione. Non riguarderà quel popolo, quella religione, però, caro Evola, ecco, bisogna essere onesti di contro alle affermazioni radicali che abbiamo letto prima. Lui cerca di liberare il concetto di semitismo da ogni connotazione storico-determinata, sì, ma continua a chiamarlo semitismo. Ebraismo, c'è una essenza dell'ebraismo che non riguarda solo gli ebrei, ma tutti. Ma perché dobbiamo chiamarla essenza dell'ebraismo se non riguarda gli ebrei, ma tutti? In fondo utilizza un concetto storicamente determinato di un popolo che ha una sua vicenda che tutti conosciamo per trasferirla su un piano universale, ma generando inevitabilmente un equivoco. Perché anche nelle persone non ebree tu riconoscerai quei tratti come tratti propri di un supposto astratto universale ebraismo. Perché chiamarlo ebraismo? Allora, questo è il punto, l'equivoco. Se non riguarda gli ebrei in particolare, ma riguarda tutti ormai, perché dobbiamo connotarlo? Se non ha a che fare con connotati naturali, biologici, ce l'ha detto lui. Perché Evola continui a usare il termine ebraismo, allora?
svuotandolo di ogni riferimento storico determinato. Questo è l'equivoco. Dice il fermento semitico di decomposizione della società, che è poi quello che in altro modo Heidegger vede anche, no, nello sviluppo della società capitalistica, no? È questa quintessenza di questa natura ebraica, che Heidegger la chiama ebraica e non ci tiene a, come dire, trasfigurarla in un concetto astratto come vuol fare Evola, però rimane l'equivoco perché parla ancora di ebraismo, di semitismo, no. Una umanità servile collettivizzata sotto i segni dell'internazionale tanto bianca che rossa, sia nel romanticismo dell'anima moderna, tutto questo è espressione di questa anima, del suo attivismo spiritualmente distruttore, nel suo empito incomposto, nella sua irrequietezza nevrotica, questo è l'ebraismo. L'elemento infero di ogni civiltà, quello che, come dire, viene rappresentato da Tifone, da questo caos che, come dire, smuove e inquieta ogni forma di ordine, di cosmos. E perché questo caos è ciò che decompone. Che decompone che cosa? Quel cosmos che invece rappresenterebbe l'arianesimo, ma anche qua in senso astratto, cioè la tradizione solare, luminosa, di contro alla oscurità del caos. Qui Evola genera, continua ancora oggi, infatti viene letto nelle centri di Casa Pound, viene letto, ma non so bene come, ma insomma, Evola genera equivoci, evidentemente, genera equivoci. Però non dobbiamo dimenticare che Evola è anche quella persona che abbiamo detto prima, scrive cose che non dico un fascista, un nazista, ma neanche un salviniano d'accatto accetterebbe. La vera razza è quella che sinica come tale. E attenzione che questo era già stato, e chiudo, preconizzato, profetizzato dal giovanissimo Evola dadaista che tu hai citato prima. Perché l'Evola, giovane filosofo, prima artista, poi filosofo, cosa teorizza? Teorizza, appunto, attenzione, un'idea che quasi sembra consentire ad Evola, ma non lo fa poi Evola, di criticarsi quando si lascia andare a queste equivoche affermazioni. Perché diceva il giovane Evola che la vera arte, parlava di arte lì, no? Spirituale, è quella che supera tutti i sentimenti di superiorità, di grandezza, di eroismo, e fa tanti esempi. Il vero artista spirituale è quello che pone, attenzione, come nella razza, finalmente la aspiritualità delle cose spirituali, superiori, divine, umane, che si vedranno irrimediabilmente superare e che si sentiranno sporche croste di malattia, cadute per sempre dal puro corpo di luce. Bellissimo. Quindi Evola stesso a offrirsi sul piatto d'argento una concezione che, come dire, era quella dell'artista dadaista per lui, un artista che per l'appunto ha il compito di despiritualizzare ogni forma di spiritualità, di, come dire, demistificare ogni tentazione di affermare la propria superiorità, perché l'individuo assoluto per Evola è assoluto, e qui sarebbe da rileggere i grandi testi, la teoria dell'individuo assoluto e la fenomenologia dell'individuo assoluto, è l'individuo, lo dice chiaramente Evola, che manifesta la sua assolutezza solo nella misura in cui non si acquieta in nessun positum, in nessuna determinatezza.
ma nega tutto ciò che comunque finirà per essere. Questa è l'assolutezza, non è un'assolutezza statica come quella che potrebbe essere intesa in relazione all'assoluto hegeliano, l'eterno rispetto a cui lo svolgimento storico è puramente ancillare, è manifestazione di quel che già da sempre è. No, per Evola l'assolutezza è quella che non è mai ciò che è, questo è il punto. Quindi, sì, certo, è erede dell'idealismo, ma è radicalmente anti-hegeliana da questo punto di vista Evola. L'assolutezza sta proprio nel fatto che in nessuna determinatezza, in nessuna condizione, in nessuno stato, l'individuo potrà quietarsi e riconoscersi. Dovrà sempre farsi altro, ecco la razza, sempre negarsi, sempre rompere i confini che provvisoriamente sembrerebbero poterlo identificare. Ecco, questo è Evola, è un pensatore straordinario, difficile, quanto mai problematico, ma come quanto mai problematici sono stati tutti i grandi pensatori che ci inquietano, ma ci inquietano perché? Perché non si lasciano mai ricondurre in una casellina. Noi tendiamo a mettere i pensatori, gli artisti in caselline. Questo è un futurista, questo è un idealista, questo no. Ecco, i grandi pensatori non si lasciano ricondurre a nessuna casellina. Quindi gli equivoci che possiamo trovare, le affermazioni pericolosissime che possiamo trovare nei testi di Evola, si accompagnano ad affermazioni che nemmeno il più coraggioso dei progressisti sarebbe stato capace di affermare. Grazie. Grazie. Grazie a Massimo Donà che ci ha inquietato. Questa è la filosofia, non è altra cosa. Lascio adesso la parola se ci sono delle domande, solo una brevissima postilla. Un pensatore contraddittorio, Derrida diceva di Heidegger, si critica Heidegger a partire da Heidegger. Da una parte di quel pensatore voi lo potete prendere per criticare un'altra parte di quel pensatore. Non c'è un unicum di un pensiero, almeno che non siamo nell'ambito di una banalizzazione, di una qualcosa di semplice. La filosofia è la contraddizione che si pone e non si risolve, anche quando sembra superare se stessa, resta lì. D'altra parte avete visto un altro elemento interessante, io ringrazio davvero Massimo Donà perché poteva prenderlo anche da altri punti, Evola, l'ha preso nel cuore più problematico che ci sia, la questione della razza. Sì. Ha scritto tantissimo Evola. Massimo Donà è andato su quel punto lì. È inquietante tutto quello che viene detto dell'ebraismo. E tuttavia noi dobbiamo ricordare, proprio per difenderci dal ritorno degli spettri peggiori, che ci sono forme diverse di antisemitismo. E che la filosofia, nella sua storia, non nel caso singolo di Evola, ma ha tutta una storia di un antisemitismo filosofico. Se io vi cito il filosofo della tolleranza per eccellenza, Voltaire, voi direte, beh, almeno lì siamo salvi. No, se avete un filosofo antisemita è Voltaire. Andate a prendere les œuvres complètes di Voltaire, trovate un testo sulla questione degli ebrei che mangiano i bambini. Questo perché è interessante? Perché, come dicevano un altro grande filosofo, il nazismo e il fascismo non nascono come un fungo in Europa. Hanno una storia stratificata. Una storia non di follia o di irrazionalità, ma di cultura. Leggete Shakespeare. Ci sono dei testi sull'antisemitismo che voi trovate potenti. C'è un costrutto culturale e il lavoro nostro è di decostruirlo pezzo per pezzo in tutte le forme. Gli slogan da soli non basteranno mai. Quindi grazie davvero Massimo Donà. Se ci sono domande sono benvenute. Qualsiasi tipo di domanda. Anche critiche, perché il tema è... questa domanda è importante, ecco, se può ripetere col microfono. Sentono tutti, sì. È singolare che non se ne parli nelle scuole, l'ha detto il professore, perciò non è che... E che per
trovare qualcosa su Evola bisogna andare a cercare delle microscopiche case editrici che fanno delle piccolissime pubblicazioni, cioè tolti i testi che pubblica le Edizioni Mediterranee, ma che sono quelli meno interessanti perché si rivolgono di più, non so, alle tradizioni. Aveva una cultura straordinaria, tra l'altro, perché passa dall'induismo al confucianesimo con una facilità che si potrebbe ritrovare in un altro personaggio singolare, boicottato a tutt'oggi, a parte un po' in Liguria, che era Ezra Pound. Perché poi hanno scritto dei libri che tutti ne parlano, ma cioè non è solo di certi autori, ma nessuno li ha mai letti. Grazie, sono d'accordissimo. Perché la domanda, se avessi la risposta, sarei felice. Ma di fatto è così, c'è una rimozione, ma io credo per ignoranza, perché le cose che non si sono lette, non si conoscono, però si dice che purtroppo sono sempre deleterie in tutti i campi. Io, per esempio, che ho una tradizione mia personale di sinistra, ma non è importante questo, no? Io ricordo quando ero giovane, non che sia vecchio adesso, ma non più tanto giovane, quando ero giovane, devo dire la verità, molti amici, anche più grandi di me, che operavano attivamente nella politica così, cioè, per esempio, passava un messaggio antisemita radicale, dice Evola, ma perché nella sinistra non c'è un antisemitismo radicale, c'è stato e continua anche ad esserci, spacciato per altre cose, contro Israele, così, sì, però alla fine c'è antisemitismo radicale. E purtroppo la cosa vera che bisogna confessarsi, dobbiamo confessarci, è che si sta più comodi nelle semplificazioni, no? Di qua ci sono i buoni, di qua ci sono i cattivi. Anche a scuola, quando eravamo piccoli, no, sulla lavagna, almeno forse quando ero io a scuola o prima ancora, comunque si divideva in due la lavagna, i buoni e i cattivi, no? Sappiamo che sono i buoni, sappiamo che sono i cattivi, e siamo tranquilli. Dei cattivi parliamo senza leggerli, perché sono cattivi, diciamo che sono cattivi. È molto più facile, è chiaro, no? Però genera ignoranza e alimenta l'ignoranza. L'unica cosa per combattere questa cosa è, io ho qui un allievo che si laurea su Evola con me, dovendo appunto, anche lui ha proprio dovuto patire un po' di... qualche mio collega non la vede bene questa cosa, perché ci sono pregiudizi, no? E come fare? Cominciare a far studiare questi autori, farli leggere, lui li legge, altri miei studenti cominciano a leggerli, piano piano, appunto, Gentile, perché non si deve leggere Gentile? Uno dei più grandi pensatori della storia della filosofia, non minore di Heidegger, per esempio, però Gentile, sì. La riforma della scuola, tra l'altro era la migliore scuola che ci sia mai stata in Italia quella. Comunque, a prescindere, bisogna studiare, leggere, l'unica difesa è la cultura, è andare ai testi, ristamparli. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa con Mimesis, con altre case editrici, di farli uscire dai ghetti degli editori connotati, no? Non è facile, però è un lavoro che io credo sia essenziale, quindi continueremo a farlo, e chi ha coraggio di superare gli stereotipi si accodi, ma non per accodarsi a un verbo, si accodi per fare i conti da par suo con queste questioni, con questi testi, e vedere un po' come sono le cose, e scoprire magari che ci sono anche, come diceva lui prima, abbiamo i più grandi elementi che ci consentono di criticare gli aspetti problematici di Evola, in Evola, questo accade nei grandi, Heidegger diceva, no, Derrida, certo, i veri punti a cui potremmo appellarci per criticare Evola, li ha detti, li ha scritti solo Evola, gli altri dicono cazzate, dicono stupidaggini su Evola, no? Ecco, quindi
cominciamo a leggere e a studiare. Ricominciamo, perché non è mai finita. Grazie. È una domanda che le sembrerà banale e le chiedo scusa da subito. La prima questione, io conosco Evola in misura piccolissima, infinitesima rispetto a voi naturalmente. Se non le sembra che questo razzismo che lei ci ha illustrato oggi sia ancora più pericoloso sostanzialmente di quello biologico. Quell'altro dice, noi siamo tutti belli, alti, biondi, eccetera, eccetera, i neri sono... Gli ebrei sono naturalmente portati all'usura, come diceva Ezra Pound, grandissimo poeta per la carità, ma antisemita in un modo spaventoso. Quindi, se non le sembri ancora maggiormente pericoloso potenzialmente. Seconda questione, si lega a questa, se i molti giovani che si legano oggi all'estrema destra, che non guardano a Farinacci, guardano a Evola sostanzialmente, non colgano un elemento di, diciamo, razzismo elitario e di superiorità sostanzialmente aristocratica, spirituale, elitaria, che è estremamente pericoloso perché crea inevitabilmente una gerarchia profondissima nella società fra quelli che sono, con le virgolette, baciati quasi naturalmente da questa superiorità rispetto a un popolo bue, eccetera, eccetera, che è quello che dai francofortesi a Freud a mille altri hanno tristemente analizzato e di cui vediamo espressioni drammatiche, mi sembra, oggi sempre di più. Le chiedo scusa se le sembrano banali queste cose. Domanda non solo legittima, ma importante, direi. E certo, da un certo punto di vista lei ha perfettamente ragione, però da un certo punto di vista, perché? Questo è vero se lasciamo e affidiamo i testi di Evola a chi molto probabilmente non è in grado di leggerli e di decifrarli. Perché se invece cominciamo a leggerli noi, non è che siamo anche noi una razza superiore, ma persone che provano a leggere tutte le pagine di un testo, non solo a metà, se cominciamo a leggerli per intero, come dicevamo prima, scopriamo che il più potente antidoto contro quell'Evola che lei dice è in Evola stesso. Allora, se facciamo emergere questo, non dovremmo poter più ipostatizzare quegli aspetti che ci sono e sono pericolosissimi in Evola. Perché conoscendo anche gli antidoti che ci offre lo stesso Evola, potentissimi, più di ogni banale critica di tipo retorico, no? Perché una critica potrebbe dire non è giusto avercele con gli ebrei, sei brutto e cattivo, perché ma sono critiche che si appellano ad un buonismo totalmente aleatorio. Io potrei chiedermi, in quanto faccio il filosofo, cerco di fare le domande nella loro radicalità. Perché devo essere antirazzista? Cioè no, perché è scontato, no? Io sono democratico, sono di sinistra, sono antirazzista. Ma quali sono le ragioni che posso addurre? Ecco, le ragioni ce le dà Evola, non ce le dà un pensatore, non ce le dà Marx, non ce le danno pensatori di sinistra, tra virgolette, ce le dà Evola. Ma se non lo leggiamo bene, certamente lasciamo Evola in pasto a quel tipo di letture, appunto, che sono non pericolose, pericolosissime. Ma perché? Perché tacciono, rimuovono, cancellano o non leggono quelle parti del testo di Evola che ci consentirebbero di fare a pezzi questi deliri, di distruggere, di mettere in questione veramente questi deliri. Ripeto, è pericoloso, sì, ma se non lo astraiamo, diventa problematico, non solo pericoloso. Il pericolo c'è perché c'è quegli aspetti che lei ha detto, ci sono in Evola, no? Un'aristocrazia dello spirito, ma se Evola stesso da giovane già, e dopo
anche nei testi più tardi, diceva che dobbiamo, come dire, cancellare, negare, più che cancellare, negare tutto ciò che è spirituale, superiore. Dobbiamo far emergere la aspiritualità di ogni spiritualità. E queste cose sono radicali. Perché? Ma perché, adesso qui non voglio fare un'altra conferenza, se non andiamo in questa direzione non possiamo intendere nulla del concetto di assolutezza. Se ha un senso il concetto di assoluto, e la filosofia, guardi che al di là adesso i grandi filosofi hanno sempre preteso di, altro che aristocrazia, di parlare dell'assoluto, se no non farebbero i filosofi. Poi ci sono filosofi che parlano così di cultura generale, ma i filosofi grandi, da Platone in poi, tutti hanno avuto a che fare, hanno ritenuto di poter parlare, dover parlare dell'assoluto. E questo è sempre pericoloso, parlare dell'assoluto, Però, ecco, Evola ci mostra, se lo leggiamo bene, che proprio per parlare dell'assoluto dobbiamo avere il coraggio e la capacità di buttare a mare quei falsi concetti di assolutezza, di superiorità, che smentirebbero l'assolutezza in quanto tale. L'assolutezza non può appellarsi a quei concetti, deve metterli in questione. Ce lo dice Evola stesso. Quindi l'unica cosa da fare è leggere per intero Evola e far emergere quei momenti fondamentali che ci consentono di rendere meno pericoloso quell'Evola che si è affidato agli evoliani della domenica, diventa, come sta diventando, pericolosissimo, no? Dobbiamo riportare Evola nelle aule universitarie proprio per non lasciarlo in mano a questi pazzi furiosi, no? Ignoranti. Dobbiamo far vedere che Evola è tutt'altro, è molto di più, molto di più, ma molto di più anche, mi spiace dirlo, di molti che l'hanno criticato proprio dal punto di vista filosofico, ma spesso confondendo ideologia con filosofia, perché filosoficamente credo che Evola abbia delle strumentazioni argomentative veramente di altissimo livello, con le quali un filosofo, appunto, non può non confrontarsi. Poi potrà dire quello che vuole, ma deve confrontarsi seriamente. Professore, io volevo dire una cosa. Partiamo da questo presupposto, che io sono d'accordo con lei che va letto Evola e va letto tutto Evola. Io, per esempio, questa precisazione a proposito del concetto di razza in Evola non ne avevo un'idea precisa e quindi la ringrazio per aver chiarito questo. Però io, diciamo, non ho nemmeno una conoscenza specialistica dell'autore, però mi risultava tutto un altro Evola da quello che, nel senso che le opere principali, sul fatto che siano messe al bando e che non siano lette, fino, tra l'altro Franco Volpi, che lei ha citato, ha contribuito parecchio a far conoscere il pensiero di Evola, di Guénon e di tutta questa critica, così la definisco io, questa critica reazionaria al capitalismo che è, diciamo, protagonista di tutta la cultura del Novecento. Ma dicevo, per me Evola era un'altra cosa. Era, diciamo, il sostenitore che esiste una tradizione atavica, arcaica, antichissima, la quale manteneva il mondo tutto sommato in ordine, e poi sono arrivati quei furfanti degli illuministi della Rivoluzione francese che hanno buttato all'aria tutto quanto. E in modo particolare noi siamo entrati nella Kali Yuga, nella epoca nera del declino e così via. Io posso fare, la mia obiezione alla sua esposizione è questa, io posso precisare e faccio bene a precisare qualunque particolare e posso evitare le semplificazioni e posso evitare l'Evola un tanto a chilo, cui ci si faceva riferimento anche lei rispondendo all'intervento precedente. Però rimane un'essenza di Evola,
che è l'essenza, che è quella poi in fin dei conti, nonostante i contrasti, di Guénon, secondo cui sarebbe tanto bello che prima o poi questa età nera, questa Kali Yuga finisse e si tornasse alla tradizione con una T esageratamente maiuscola, che avrebbe garantito appunto la solarità della vita, di una vita oltretutto in una società divisa non in classi, in caste. Bellatores, oratores, laboratores, secondo una tradizione che non è soltanto indoeuropea, la di Mesil, ma che è appunto delle caste indiane, della Cina tradizionale e così via. Cioè, certamente, volevo dire semplicemente questo, mettiamo pure i puntini sulle i. Benissimo precisare che il nostro Evola non è un razzista nel senso biologico del termine. Benissimo. Però a un certo punto, diciamolo non che Evola è un pensatore reazionario. Il termine non è un termine, non lo uso in senso polemico, lo uso in senso descrittivo. È un reazionario, uno di quelli che sono tantissimi nella tradizione culturale degli ultimi secoli, se vogliamo, che a cui non va giù la rivoluzione francese, non vanno giù i diritti dell'uomo, non va giù il fatto che i contadini a un certo punto si stufino di spezzarsi la schiena per mantenere appunto bellatores e oratores. La sostanza di Evola è quella lì. Poi sul fatto che va studiato tutto e va chiarito tutto, io su questo sono perfettamente d'accordo con lei. Questo non vuol dire però ingigantire il particolare, la correzione rispetto ad un giudizio generale. È quella, diciamo, il rilievo che faccio alla sua conferenza. No, grazie. No, ma la domanda c'è. L'obiezione è chiara ed è bella, potente, e la ringrazio di questo. Ma allora, prima di tutto, dal punto di vista che lei ha fatto proprio ora, potrei tranquillamente sostenere che tutti i grandi filosofi delle varie epoche sono reazionari. Perché? Perché il filosofo, per definizione, ha un anelito che lo muove, ricongiungersi con l'archè. Quindi figuriamoci, con l'inizio. Uno dei miei maestri, qui, primo è Severino, chiaramente, ma Cacciari, che è un altro maestro per me, ha scritto un libro dell'inizio. Anche lui è ossessionato dall'inizio. Tutti questi filosofi sono i filosofi filosofi. Emanuele Severino, non meno, anzi, in modo ancora più radicale. Peccato che appunto rivoluzione in senso astronomico significhi proprio questo. Cioè, ci sono molti equivoci qua, no? E allora potremmo dimostrare, ma non è qui il caso di farlo, che si può essere nuovi, nuovi, quindi progressisti, non so, non reazionari, solo ricongiungendosi all'inizio. Non c'è novità se non all'inizio si è veramente nuovi, se no si è sempre condizionati, determinati da un passato. Solo all'inizio non c'è passato. Quindi da questo punto di vista tutta la filosofia è reazionaria. Benissimo. E il punto è che lei ha perfettamente ragione. Tutto quell'Evola lì c'è. Ma il problema è come riempiamo quella parolina che lei ha nominato giustamente, che è fondamentale per Evola, perché non in altro modo, la tradizione. Che tradizione, sa, può voler dire tante cose. Io credo che tutta la produzione filosofica, e la ringrazio di aver citato ancora una volta dopo che l'ha fatto Simone, il caro Franco Volpi, che era un carissimo maestro, anche amico, ma in qualche modo anche maestro, mi è stato, in parte, perché poi non l'ho frequentato così tanto, ma persona straordinaria,
E posso dire la verità, io sono arrivato ad Evola non tramite Marcello Veneziani, tramite Franco Volpi, che mi ha chiesto lui di fare quella prefazione. Ha detto: Massimo, leggi Evola, che è straordinario. Io, anch'io ero vittima dei pregiudizi, non mi ero mai, come dire, preoccupato di perdere del tempo a studiarmi i libri di Evola, perché avevo l'idea che girava. Purtroppo, quando non leggi, ripeti le idee che circolano, no? Franco Volpi, che non era certo un filosofo fascista, reazionario, ma lui mi ha detto queste cose e mi ha stimolato a leggerlo davvero. E leggendolo davvero ho scoperto che tradizione fa riferimento al senso originario dell'individuo, per Evola, e che ha a che fare con quello che dicevo prima. La grande tradizione è quella che ci impedisce di cristallizzarci, altro che, ma ci consente di essere sempre nuovi. È solo la grande tradizione che può insegnarci questo. Se capiamo cosa si intende con tradizione, allora non è un semplice conservatorismo, torniamo al passato, e c'è anche tutto quello che lei ha detto, ma è molto più interessante che non una banale insofferenza per la rivoluzione francese, per la società capitalistica, per la tecnica. Così come a me piace il gelato al pistacchio e a lei alla fragola. Non è questione di gusti, no? A me piace la tradizione, a me piace il capitalismo. Non è su questo piano che ci possiamo confrontare. E lì c'è qualcosa che io credo, una cosa ottiene sicuramente di buono quei testi, se li ottengono, se li leggiamo. Ci insegnano, dovrebbero insegnarci, se li sappiamo leggerli chiaramente, perché si può anche non saper leggere, ci insegnano a non cadere vittime di idolatrie, non diventare idolatri. Questa è la cosa fondamentale. Quindi a soppesare tutto, interrogarci non una volta, due, tre, quattro, cinque volte, scoprire che poi spesso in questi grandi pensatori c'è A, ma c'è anche non A. C'è quello che lei ha detto, certo che c'è, risuona, ma c'è anche qualcosa che mette radicalmente in questione un certo modo di leggere quello che lei ha detto, cioè l'insofferenza verso il moderno, la modernità, che sennò diventerebbe una cosa così, ripeto, puramente sentimentale, no? Uno è più legato alla tradizione, uno è più modernista, più avanguardista, no? Uno si veste con il frac e uno si veste con i jeans rotti come fanno tutti adesso, no? Non è questo il punto, la questione è: ma di cosa stiamo parlando? Cos'è la tradizione per Evola? Ecco, perché in quel mondo lì lui vedeva l'unica via di salvezza. Da cosa ci dobbiamo salvare? E questo è il punto. Quali sono gli aspetti del moderno che alla fine, diciamolo per semplificare, come dire, declinano verso forme idolatriche? Guardate che la società della tecnica è quella che stiamo vivendo tutti, dove, e se non voglio fare tutta la stima che ho per lui, un altro grande maestro mio, ero anche suo studente, quindi figuriamoci, voglio fare i galimberti della situazione e dire: ma i giovani ormai, il nichilismo, non hanno più, ecco, no, è questione. Però sappiamo tutti che questa società, la società della tecnica, ci ha rincoglioniti un po' tutti, no? Con i smartphone, anch'io, tutti. Cioè, c'è qualcosa che dovrebbe parlarci, dovrebbe farci interrogare. Non per dire sono reazionario, sto contro la tecnica, perché poi alla fine non possiamo fare neppure le anime belle, no? Andiamo a vivere in mezzo ai boschi, facciamo il torò della situazione, no, vado a vivere nel bosco, non si risolve niente così, no? Sono questioni grossissime, complesse, complessissime. Io credo che
ancora una volta si tratti di capire che c'è quello che dice lei, ma c'è anche qualcosa che non si lascia ridurre a quella cosa lì. Anzi, quell'idea lì di Evola che lei ha espresso e che certamente è in parte fondata, è un'idea non solo, come dire, impropria di Evola, ma forse è l'aspetto che rende meno interessante Evola filosoficamente. E quell'altra parte che lei dice, sì, ci sono delle piccole cose che io esaspero, no? No, sono componenti essenziali dove lui va a definire l'essenza della razza. Non è che sta dicendo, dove va a dire cos'è la razza? Dice quella roba che abbiamo detto, no? La razza è quella che, come dire, non teme di farsi altra, di uscire da sé. Lì sta definendo l'essenza che dice la superiorità, una superiorità paradossale, quindi, perché non è una superiorità che si fonda su una identità definibile, difendibile, ma è il contrario. Allora, certo che parla di razza, di superiorità, ma una superiorità che poi da lui stesso viene messa in questione continuamente, perché è una superiorità non superiore a nulla, è una spiritualità aspirituale, come diceva lui da giovane, e che poi rimane questa cosa qua, non è che era giovanile così. Ah, certo. Studiamo questo benedetto Evola, che era anche un bel personaggio. Non credo che sia un'immagine di Evola quella. No, quella è Hannah Arendt. Era abbastanza. Sì. Ma questo, scusi, ma vale per tutti, perché anche Hegel non può essere letto ma va studiato. Ma anche Platone non va letto ma studiato. Si possono leggere gli articoli che dicevo che sono simpaticissimi. Sì, certo. Vi ringrazio, ringrazio il professor Massimo Donà, ci rivediamo mercoledì prossimo con Massimo Recalcati. Grazie e buona serata.